vi racconto la verità con la fantasia. È una storia che rischia di perdersi e solo la fantasia può mantenerla ancora viva. Vi spiego lo sciopero a rovescio. Iniziava quel giorno la primavera. Il prefetto non voleva la strada e il permesso lo chiedemmo alla terra. Dividemmo il lavoro in squadre. Con i picconi aprimo la strada. A guidarci erano queste braccia e noi pensavamo solo seguirle. No, non piace ai padroni quando le mani e le braccia sono come una testa. Una testa che pensa. Tornavamo in paese alla sera, come in processione, cantando canzoni. La garibaldina con la bandiera rossa, i picconi, un tesoro da riporre in sezione. Ci dicevano è peggio di una sommossa. Veniva la celere, sparava lacrimogeni, ci prendeva e caricava sui camion. E le donne si sdraiavano a terra. 21 marzo, anno 50. Gli spari sono pochi, ma i morti due. Cosmo è solo un ragazzo. Nicola ha una moglie che già si dispera. No, non piace ai padroni quando le mani e le braccia sono come una testa. Una testa che pensa. Con la polvere dei moschetti bruceremo i vostri petti. Forse è ubriaco chi ha scritto questo sul muro. Confonde la morte con un dispetto. Al funerale i cecchini sui tetti, le mitragliatrici, il paese sotto assedio, la nostra rabbia mischiata al dolore. Sciopero generale in tutta Italia. C'è ancora oggi la nostra strada. Se sali a Lentella e ci vieni a trovare, lo sentirai ancora l'eco dei picconi che scavano la nostra memoria. No, non piace ai padroni quando le mani e le braccia sono come una testa. Una testa che pensa. Nicola ha un pezzo di pane in tasca, voleva darlo ai suoi figli. A sua moglie voleva dare se stesso, scrollandosi prima la fatica di dosso.